Si Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dveta Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, benvenute, benvenuti allo studio della Si Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capitolo 25. Gli abitanti di Varanasi diventano Vaishnava. Quindi, nel viaggio di ritorno verso Jagannath Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu attraversò la solitaria foresta traendone un grande piacere. Quando siamo situati nella nostra condizione originale, Sat Chit Ananda, c'è un grande piacere. In realtà, ad ogni istante, mi ricordo quando ascoltai e lessi, mi sembra che nel Bhagavatam, che cosa cinguettano gli uccelli al mattino? I guaiti degli animaletti nella foresta. È la ricerca della felicità, della condizione perfetta, condizione d'amore. In ogni momento, ogni sguardo, ogni parola, ogni respiro, è proprio questo anelito d'amore. Quando noi di nuovo ci avviciniamo, ci situiamo in una condizione che è sempre più naturale, allora percepiamo proprio questo, questa felicità. La felicità è il principio eterno dell'amore. Non ci può essere l'uno senza l'altro. Questa felicità non è una soddisfazione causata da circostanze esterne, ma è lo stato più interno, infatti si chiama energia interna, è la Dini Shakti, è lo stato più interno dell'essere in sé. È il cuore, chiamiamolo, è il centro, il fulcro dell'esistenza, che pervade tutto il resto. Quindi c'è l'esistenza, c'è la consapevolezza, ma il centro di tutto questo, perché un'esistenza è anche una consapevolezza. Senza l'amore e la felicità non ha senso. Così è chiaro che anche non ci può essere felicità, amore, senza un'esistenza o senza una consapevolezza. Questo è Sat Chit Ananda. E quindi Sri Chaitanya non ha bisogno di circostanze esterne. E lui è sempre situato in questa condizione perfetta. Quando è vicino ai suoi amati, devoti, associati, altre persone,
non è che cerca, ma condivide questo. Possiamo dire che Dio è il fulcro, Dio nella sua forma, diciamola così, nella realizzazione del centro di ogni cosa. E appunto il centro di questo, di tutto. L'esempio è quello del fuoco e delle scintille. Cioè il fuoco è composto di tante piccole particelle. Se ci allontaniamo dal fuoco, subito la scintilla diventa cenere, si spegne, non è più la sua condizione. E quindi noi osserviamo Sri Chaitanya Mahaprabhu, e la Chaitanya Charitamrita è proprio la possibilità di osservare in questa condizione, in questa realtà, la persona più realizzata, più felice, più situata nella condizione originale. Sa che Chali Aishi Prabhu Balabhadra Sanghe Purvavat Mrigadi Sanghe Kaila Nanarange. Sri Chaitanya Mahaprabhu tornò felicemente a Jagannath Puri in compagnia del suo servitore Balabhadra Bhattacharya, come aveva già fatto precedentemente. Il Signore scambiò molti piacevoli divertimenti con gli animali nella foresta. Ve l'ho detto, non ci sono condizioni esterne che possono frenare questo, perché l'anima è presente in ogni entità vivente ed è possibile questo scambio. Antaranalate Asi Bhattacharya Brahmani Patana Bolahila Nija Bhaktagani. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu arrivò nel luogo chiamato Attaranala presso Jagannath Puri, inviò Balabhadra Bhattacharya a chiamare i suoi devoti. Sunia Bhaktira Gana Yena Punarapi Jila Dehe Prana Aile Yena Indria, Uttina. Piano piano entriamo, comprendiamo anche questi suoni meravigliosi di questa lingua divina. Sentendo da Balabhadra Bhattacharya che il Signore si stava avvicinando, che era arrivato, folle di devoti furono così felici che parvero a ritornare alla vita. Il fuoco anima tutto, il fuoco dell'amore divino. Sembrò che la coscienza fosse tornata nei loro corpi e anche i loro sensi erano agitati. Allora, noi che, insomma, umilmente siamo alla ricerca, come viviamo questo? Allora, il signor Cetani adesso non è manifestato personalmente, no? Come facciamo a percepire questa gioia di rivedere l'amato vicino, che ritorna? Tante volte nelle scritture viene narrato proprio questo. Il Signore arriva ad Astinapura, il Signore ritorna a Dvaraka, il Signore, dopo che è stato nei pascoli, Krishna, ritorna a Vrindavana, al villaggio, e tutto si anima. Come possiamo anche noi percepire questo? Non può essere percepito esternamente. Ma, come abbiamo letto, che il Signore ha goduto dalla sua relazione anche con gli animali, con gli esseri della foresta,
Questo ci dice che è possibile in ogni condizione. È possibile in ogni condizione. E questo rumore di fondo, questo disturbo dell'attenzione all'energia esterna che non ci permette di vedere questo. C'è un bel verso nella Isopanishad che dice: Signore, sposta questo fulgore che mi impedisce di vederti personalmente. Questa natura materiale ha anche il suo fascino perché è una manifestazione di Dio e a volte ci distoglie dall'amato. Le gopi dicono: Oh creatore, creatore, cosa hai fatto? Ci hai dato degli occhi imperfetti e non possiamo contemplare fino a piena soddisfazione il nostro amato. Quindi piano piano ritorna questo desiderio, questo fuoco. E il Signore può essere incontrato in ogni situazione. Anande, Vivala, Bhaktagana, Dana Hila, Narendre, Assia Sabe, Prabhure Milila, sopraffatti dalla felicità, tutti i devoti si precipitarono a incontrare il Signore. Lo incontrarono sulla riva del Narendra Sarovara, il famoso lago, e sopraffatti dalla felicità. La vita prima erano rimasti come in apnea, no? Però, completamente concentrati, assorti in questo sentimento di separazione dal Signore. Adesso possono ritornare alla luce, riempirsi pienamente i polmoni, gli occhi e il cuore. Questo è lo scambio, questo è lo scopo della nostra vita. Cioè, pensiamoci, no? A volte anche il devoto resta stupito, dice: Ma guarda questa energia materiale. Mi ricordo nel Lila di Yagasura, Krishna resta meravigliato, dice: Ma guarda te cosa ha combinato questa creatura. Era un serpente e ha detto che quando spalancava la bocca il labbro superiore toccava le nuvole. E resta meravigliato, viene proprio descritto nel decimo canto. Noi vediamo queste città, no? Queste scoperte dell'uomo, tutte queste cose, ci meravigliano, La natura la pura. natura, la luce, tutte queste cose, no? Ci stupiscono. Ci stupiscono fin tanto che non c'è uno stupore superiore, capite? O sei parte del problema, o sei parte della soluzione. Abbiamo notato anche in questo mondo che quando uno si innamora, il suo centro diventa quello. Tutto il resto è semplicemente un sottofondo. Sopraffatti dalla felicità, tutti i devoti si precipitarono a incontrare il Signore. Lo incontrarono sulla riva del Narendra Sarovara. Puri, Bharatira, Prabhu, Vandilena, Charana, Done, Mahaprabhure, Kaila, Prema Lingana. Quando Paramananda Puri, Brahmananda Bharati, che sono i due più anziani, incontrarono Sri Chaitanya Mahaprabhu, capite? Prima i più anziani. Il Signore offrì loro i suoi omaggi perché erano
fratelli spirituali del suo guru. Pervasi dall'affetto, entrambi abbracciarono Sri Chaitanya Mahaprabhu. In questa spontaneità il Signore ci lascia percepire anche certi principi che ci aiutano in questa realtà materiale, se sono vissuti per amore e non per ego. E Sri Chaitanya li definiva come dei gioielli che abbelliscono, che aiutano a, lo vedete, cioè se una persona è sporca, emana cattivo odore, anche se è sempre lei, però noi qui abbiamo un condizionamento molto forte e questo ci limita, no? Quindi queste qualità del rispetto, dell'affetto e così aiutano a percepire ancora di più profondamente la realtà. Nella realtà trascendentale, appunto perché è trascendentale, lo dice la parola, non c'è questo problema, perché e proprio si manifesta per natura. Capite? Qui invece nel mondo materiale bisogna organizzare. E questo darsi da fare, lo spiega Krishna in Bhagavad Gita, in realtà è parte preliminare dell'affetto, della devozione. È la pulizia, la puntualità, la cura, le attenzioni. Fanno parte, però devono essere viste come mezzi per, non il fine. Damodara Svarupa Pandit Gadadhar Jagadananda Kasisvara Govinda Vakresvar. Devoti come Svarupa Damodar Gadadhar Pandit Jagadananda, che stiamo leggendo adesso alla sera, Kasisvara Govinda Vakresvara, vennero tutti a incontrare il Signore. Kasimissa Pradyumna Misra Pandit Damodar Karidas Thakura, scusate, Haridas Thakura, Ara Pandita Sankara. Anche Kasimissa, Pradyumna Misra, Damodar Pandit, Haridas Thakura e Sankara Pandit vennero a incontrare il Signore. Ara, Saba, Bhakti, Prabhura, Charane, Padila, Saba, Alinghiya, Prabhu, Premavishta, Ahila. Anche tutti gli altri devoti arrivarono e si gettarono ai piedi di loto del Signore. In cambio, Sri Chaitanya Mahaprabhu li abbracciò tutti in grande amore estatico. Ritorna alla vita, e sia che mi avvolgi nel tuo abbraccio d'amore, o mi spezzi il cuore, sparendo da me, andando via da me. Avete visto, ne ho appena lasciati alcuni che sono caduti, i devoti a Varanasi, sono caduti a terra. Hanno perso. E adesso ne incontra altri che erano caduti a terra precedentemente e adesso, capite, questo sono le fasi dell'amore. Se noi non comprendiamo questo anche in questo mondo materiale, è molto difficile ritrovare una condizione che ci conduce verso la trascendenza, è molto difficile. Perché non possiamo controllare, non possiamo manipolare la realtà, ma dobbiamo entrare in quella reale. Oggi l'uomo cerca di piegare la natura al suo volere, ma è impossibile. Non è possibile. E la piega da una parte e salta fuori dall'altra. Dai, vi esce l'una mai. Mentre invece c'è già una perfezione, questa è la trascendenza. Bisogna solo immergersi di nuovo in questa realtà. Ananda, Samudra, Base, Saba, Bhaktagane, Saba, Lana, Chale, Prabhu, Jagannatha, Darasane. Così, eccola qua, si immersero tutti nell'oceano della felicità trascendentale. Poi il Signore, con tutti i suoi devoti, si diresse verso il tempio di Jagannath per vedere la divinità.
Mettiamo che fra queste persone ci sia una persona invidiosa, uno che, capite, lui si tiene fuori. Non è che devi piegare la realtà, devi coglierla. Allora uno potrebbe dire, ma allora c'è un solo modo? Bisogna saper riconoscere l'amore. No? Gesù diceva, un albero lo si vede dai suoi frutti. Allora ci vuole una certa onestà intellettuale. Intellettuale nel senso che noi abbiamo la capacità di discriminare, il Signore ci ha offerto questo. Allora analizziamo la nostra esistenza, proviamo. E lo vediamo anche attraverso gli altri, perché proprio osservando, nel Vedanta Sutra, Atato Brahma Jigyas, Jigyas significa inquisire. Abbiamo una ragione, possiamo vedere che non stiamo ottenendo ciò che profondamente desideriamo. Cosa significa, di conseguenza, che non c'è quel puro amore che noi cerchiamo. Allora è detto Brahmanda Brahmite Konya Bhagya Vanji, vagando per l'universo, apavitra, apavitrova, puro impuro, noi, come ho detto all'inizio, in ogni istante, in ogni nostro respiro, noi cerchiamo questo, perché è la natura, cioè è l'esistenza. Chaitanya significa proprio questo, il principio esistenziale della vita, ci conduce verso questo. Lo vedete, un cuccioletto, che cosa vuole? Che sia di animale o di uccelli o umano, cosa vuole? Vuole l'abbraccio della madre. Vogliamo. Noi, in tutte le nostre fasi della nostra vita, è questo. Allora, se non lo troviamo, è inutile cercare di piegare la realtà per organizzarla come noi desideriamo. Se la cerchiamo, anche ieri abbiamo parlato di questo, significa che c'è. È impossibile cercare qualcosa che non c'è. E quindi dovremmo, perché ho parlato di onestà, dovremmo essere onesti e capire che c'è. E quindi dobbiamo, questo verso, Brahmanda Brahmite, Konya Bhagya Vanji, quando uno diventa fortunato che acquisisce questo jigyasu, questa domanda, Guru Krishna Prasade. Per la misericordia di Krishna attraverso il guru non è inteso solo l'iniziatore, no? È colui che ti aiuta a vedere la realtà. Allora Bhakti Latabi. Incominci a curare questo processo di ritorno verso l'origine. Così tutti si immersero nell'oceano della felicità trascendentale. E allora il Signore li conduce in quello che in questo mondo ci aiuta a comprendere meglio, nel tempio di Sijagat, a vedere l'Istadevata. La forma che ci può, in realtà è Lui, no? Lui porta a vedere se stesso. Cioè, va su Gos che canta Jai Krishna, Jai Gora, Jai Jagannath. Krishna, Gora e Jagannath sono la stessa persona, però in differenti mansioni, stati d'animo. Allora il Dio servitore, Chaitanya, colui che sta mostrando l'amore in un particolare rasa, in un particolare modo, porta a incontrare se stesso in un'altra forma. Cosa significa questo? Che noi dobbiamo riempire la nostra vita,
Molte volte mi faccio questa domanda: come potrei adesso vivere come ho vissuto per anni della mia vita, anche in questa e sicuramente in quelle passate, senza avere il sollievo di avere la certezza che esiste l'amore perfetto e l'incontro perfetto? Che senso avrebbe? Ricchezza, e c'è quella famosa di canzone Bhajan Uremanna, ricchezza, possedimenti, relazioni, ma senza questa scienza la realtà. E allora a volte osservo e con tutto il cuore vorrei aiutare, capire come fare a offrire anche a persone che non ce l'hanno. Cioè, non è che non ce l'hanno, nel cuore è presente potenzialmente, ma adesso si sono voltati da un'altra parte. L'importante è la salute, l'importante è avere una bella famiglia, una bella casa. Sì, ma non c'è altro, e questa è l'onestà intellettuale. Stai veramente, tu hai trovato? Io non l'ho trovato, ma i miei figli sì. Non dovete fare patire ciò che ho patito io. Ma non pensi che forse anche tuo padre ha pensato così? O tua madre? No? Quindi bisogna avere un po' di coraggio. Bisogna avere un po' di coraggio, perché se noi prendiamo un po' di coraggio, possiamo condividerlo anche con gli altri. Perché lo vediamo. Cioè, è inutile lamentarsi, ma guarda questo mondo, ma guarda che disonestà, ma guarda, ma guarda. Non c'è un modo sociale per sistemare la questione. Perché questo mondo è fatto proprio per renderci perplessi. È la sua funzione primaria. No, ma organizzare per rientrare nella condizione naturale. Così si immersero tutti nell'oceano della felicità trascendentale. Questo è il lavoro, possiamo dire, il servizio d'amore di Sri Chaitanya. Vi ricordate quando prima non c'era e Advaita Acharya osservava dalle sue finestre di casa sua Santipura e dice: ma cosa fa sta gente qua? Ma guardate, sono tutti impegnati nelle cerimonie e si affumicano solo il corpo. No? Sono attenti tutti ai mezzi e non al fine. Che disastro! Questo è il luogo più santo del pianeta, Navadvipa, che non è diverso da Vrindavana. E non pensate che il luogo santo non è coinvolto in questo, altrimenti Advaita Acharya non avrebbe detto questo. Ma il Signore viene. Chi è il Signore? È l'amore. E in tutto ciò che fa stabilisce questo. E così tutti si immersero nell'oceano della felicità trascendentale. Vi ho detto, felicità e amore sono la stessa identica cosa. Srimati Radharani che personifica questo principio che è il più interno dell'interno, è l'essenza stessa di ogni cosa. Jagannatha Dekhi Prabhura Prema Vishta Haila, Bhakta Sange Bao, Krishna, Nritya Gita Haila. Non appena Sri Chaitanya Mahaprabhu vide il signor Jagannath nel tempio, fu immediatamente sopraffatto dall'amore. Per lungo tempo cantò e danzò con i suoi devoti. Ieri ascoltavo una grande anima che diceva che se noi non ci riconosciamo allo specchio, ci dimentichiamo subito e non ci siamo visti. Quindi
Qui Chaitanya vede se stesso, per così dire, però in un altro sentimento. Ed è non appena vide il signor Jagannatha, Jai Gora, Jai Krishna, Jai Jagannatha, sono la stessa persona, fu immediatamente sopraffatto dall'amore. L'amore è così coinvolgente, no? Una piccola, imperfetta visione di questa è che noi dovremmo pensare a noi stessi nelle manifestazioni più intime, più profonde, non in quelle dove siamo i vincitori, i più bravi, i più ricchi, i più intelligenti, quello è il disastro. Ma in quelle manifestazioni dove il nostro cuore si scioglie, dove siamo umili, gentili, dolci. Capite? Questo è lo specchio che dobbiamo vedere. Così qui Chaitanya Mahaprabhu, pensate, già lui è in una manifestazione incredibile. No? Personifica nella natura di Krishna il sentimento di Radha. E vede Jagannath. Jagannath ha tante forme. Jagannath è una forma che si è sciolta nell'estasi della contemplazione. È un corpo come quello di quando il signor Chaitanya ha immerso nei ricordi e anche il suo corpo non tiene la forma. Si allunga, si restringe. È detto che diventava come una tartaruga. Proprio come Jagannath. Viene fatto proprio questo esempio. Jagannath è una forma estatica. Cari, Sì. viene anche fatto l'esempio che è proprio Krishna che viene abbracciato da Radharani e per quello che prende questa forma così particolare di estasi d'amore, perché ascoltando di Radha Sì. non è diverso il nome da lei stessa e da Lila e quindi sono uniti, no? Come proprio è anche Chaitanya Mahaprabhu. Sì, sono forme estatiche. E lui, guardandolo, è lo stesso Signore, vede se stesso in un sentimento completamente diverso, con una dolcezza diversa. Capite? Questa è la varietà. Anche noi abbiamo tante funzioni. A volte ci detestiamo dopo pensandoci, pensando a certi atteggiamenti che abbiamo assunto. Chi era quello? Non era in sé. Avete mai sentito? Non ero in me. E chi eri? Invece altre volte, oh, ero proprio completamente assorto nell'essenza di me stesso. Ma chi è questo? Srila Prabhupada diceva che questo mondo è un piccolo dizionario della realtà assoluta, no? Piccolo. Però possiamo cogliere questi aspetti. Allora cosa si dice? Cosa significa manmana quando Krishna dice pensa sempre a me? Per pensare a lui, noi dobbiamo entrare in una condizione simile alla sua, altrimenti non è possibile pensare a lui. Non puoi pensare a Krishna con arroganza, con falso ego. Non puoi pensare a lui, stai pensando a una visione tua. Quindi, Trinadapi Sunicenat, Aroorapi Saishnunah, a volte noi non comprendiamo la traduzione. Cioè, queste quattro caratteristiche che ci portano, Kirtaniya Sadari, ci portano a essere simili al Signore, ci avvicinano. E allora, Kirtaniya Sadari, allora possiamo stare con Lui. Questi devoti, perché si immergono? Perché altri, casomai, guardano, non capiscono e se ne vanno? Perché questi devoti sono entrati nel
noi lo chiamiamo il sentimento di Krishna, di Chaitanya. Quindi se in questa vita noi non entriamo, ma stiamo fuori a guardare, non c'è possibilità di provare questo oceano di felicità trascendentale. Perché siamo in un'altra condizione. Quindi canta e danza insieme a tutti. Jagannatha sevaka animala prasada dila tulasi padyachyasi charana vandila. I sacerdoti portarono immediatamente ghirlande di fiori e prasada per loro. Anche il guardiano del tempio, che si chiamava Tulasi, venne a offrire i suoi omaggi a Chaitanya Mahaprabhu. Le persone che hanno consapevolezza di queste se ne rendono conto. Questa è l'onestà intellettuale di cui parlavo prima. Noi dobbiamo renderci conto. Sempre Prabhupada diceva, dobbiamo almeno trovare una persona che riteniamo più intelligente di noi e seguirlo. Almeno una. Più intelligente va a livello spirituale, perché è chiaro, parlare. Questo è scontato, sto parlando di questo. No? Perché altrimenti non c'è modo. Non c'è modo. Brahmanda Brahmite Konya Bhagi Avandiv Guru Krishna Prasad. Non c'è modo. Non c'è il cambio, perché il cambio viene solo in questo abbandono. E questo abbandono non può essere solo teorico. Ecco la funzione importante del guru e dei devoti. In realtà il guru è il migliore fra i devoti, cioè è il devoto che più ci prende il cuore, al quale siamo pronti a fare questo, ad applicare questo principio. Sri Chaitanya Mahaprabhu lo faceva personalmente, sia con la divinità che con il suo caro Nityananda. Perché è indispensabile per tutti. Krishna lo fa con Radha e Radha lo fa con Krishna. Non è possibile non farlo, perché se non si fa non c'è l'amore. Mahaprabhu haila grame kolahala haila sarvaboma ramananda Vaninata Milila. Appena si sparse la notizia che Sri Chaitanya Mahaprabhu era arrivato a Jagannath Puri, tutti gli altri devoti come Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Rai e Vaninata Rai accorsero per vederlo. Saba Sanghe Lana Prabhu Misra Vasahila Sarvabhauma Pandit Gosani Ni Mantrana Kahila. In seguito il Signore andò con tutti i suoi devoti a casa di Kasimisra. Anche Sarvabhauma Bhattacharya e Pandit Gosani invitarono il Signore a casa loro per il pranzo. Prabhu kahe maha prasada ana eistane suba sanghe hian aji karimu bojane. Accettando il loro invito, il Signore chiese loro di portare là tutto il prasada per poter mangiare insieme con i suoi devoti. Vuole soddisfare tutti. Vrindavana non c'è nessuno che viene, come si dice, viene messo da parte. Noi non possiamo sentire veramente l'amore. Io ve l'ho detto ieri, adesso vedremo se anche oggi proviamo a impostare questo principio. Se noi non ci sentiamo amati, non è possibile amare. Qualcheduno pensa che prima dovrei amare per essere amato, ma non è così. Perché noi non possiamo generare l'amore, ma l'amore ha un ricettacolo, se si rade Cristo. Quindi senza sentirci amati non possiamo amare. Il Signore Chaitanya è proprio la dimostrazione, l'ha appena fatto nella foresta, con gli animali, con le piante.
E lo fa costantemente. Nessuno si sente escluso, a parte. Se uno si sente escluso, come è capitato tante volte, capisce che sta facendo qualcosa che non... che cioè, allora Chaitanya è cattivo e mi... No. Sono io che mi sono posto in una condizione che causa tutto questo. L'abbiamo visto in tante parti della Sri Chaitanya Charitamrita. Vi ricordate quel brahmana che offese Srivas mettendo la parafernaria per l'adorazione, come il vino, altre sostanze, Gopal Chapala? E dopo gli venne la lebbra, ma dentro di lui riuscì, questa è l'onestà intellettuale, trascendentale, riuscì a metabolizzare tutto, a comprendere. Dopo 6 mesi di sofferenza, rincontrando il Signore da distanza, Sri Chaitanya vide subito che aveva capito. E ha detto, anche senza avvicinarlo, ancora da lontano, lo benedì. Cosa significa benedì? Che l'ha accettato. E allora subito lo scambio. Appena Gopala Chapala ha sentito, si è sentito amato, puff! No? Come fare per sentirci amare, amati? E questa è una domanda che io faccio a me stesso tutti i giorni, che mi sono sentito fare tante volte. Dice, ma guardi il mondo, come fai a sentirti amato? Allora, l'abbiamo appena spiegato. Il principio, no? Queste persone trovano questa felicità perché sono nello stesso sentimento di Sri Chaitanya. Chi non lo è, o indifferente, o giudica, o critica, perché lui ha deciso di non entrare in quel mood, in quel sentimento. Allora, come fare? Il principio è che noi, se desideriamo questo, dobbiamo sciogliere tutto ciò che ci impedisce di essere in questo sentimento. Questo sentimento è Trinadapi Bhava, il Bhav, cioè il sentimento del fatto di vedere che non ci sono nemici, che l'amore per Dio pervade ogni cosa costantemente e che sono solo nodi nel cuore. Vidyateri dayagrantis, chidyate sarva samsaya, kshyante chasya karmani, dristva eva atma iswara. Quando uno scioglie tutti i vidyaridai, i nodi del cuore, cosa vede? Atma iswara. Vede se stesso nella condizione dell'amore. E allora percepisci che in realtà tutto è amore. Se ti senti amato, tutto si manifesta nel modo come stiamo vivendo qui tra gli associati di Sri Chaitanya e Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quindi è una condizione nostra interna, non è dovuto a, perché se l'amore, la felicità fosse limitata da condizioni, queste condizioni sarebbero superiori. Ma Krishna dice sarva dharma parityaja, mamekam saranam braja, antvam sarva papebhya, moksha ishyami, masucha. Io te lo garantisco, te lo dico, tranquillo. Se tu ti poni in questo sentimento, immediatamente sarai pervaso da questa felicità che permea e pervade ogni cosa. Altrimenti Dio non esisterebbe, altrimenti Dio non sarebbe onnipotente,
altrimenti a Dio sfuggerebbe qualcosa, mentre lui dice tutto su di me riposa come perle su un filo. Aham Sarvasya Prabhava, io per me ogni cosa. Tabe, Dune, Jagannath Prasadanila, Sabha Sanghe Mahaprabhu, Bhojan Karila. Ricevendo l'ordine di Sri Chaitanya, Sarvabhaum Bhattacharya e Pandit Gosani portarono una quantità sufficiente di prasad dal tempio di Jagannath e il Signore pranzò a casa sua insieme con tutti i devoti. Eita Kahilun, Prabhu Dekhi Vrindavana, Puna Karilena Yache Niladri Gamana. Ho così descritto il ritorno di Sri Chaitanya Mahaprabhu a Jagannath Puri da Vrindavan. Quindi, costantemente il Signore sembra che spezzi il cuore di qualcheduno che lascia, e dà vita a qualcuno che lo stava aspettando, che prima aveva il cuore spezzato perché l'aveva lasciato. Questo è il principio dell'amore. Il principio dell'amore mi ricordo di una spiegazione molto bella, no? Quando abbiamo l'amato di fronte, noi siamo molto, adesso noi siamo in questo mondo, quindi per noi è difficile considerare la realtà trascendentale. Noi siamo molto assorti anche nel contemplare la realtà esterna del nostro amato, così. E questo ci toglie energia dal poter profondamente invece immergerci nel nostro amato. E questo è quello che capita alle gopi quando Krishna le lascia, per così dire. Loro si immergono ancora di più. Quando al mattino Krishna va nei pascoli, gli abitanti di Vrindavana si immergono ancora di più nel ricordo di Krishna e Krishna non abbandona mai il loro cuore. Quando Purnamasi ha organizzato questo, Yashoda e anche Kirtida vedevano quanto stavano bene insieme Radha e Krishna, avevano deciso di sposarli, ma Purnamasi ha detto no. Purnamasi rappresenta Yogamaya e dice no, perché questo non potrebbe manifestare la dolcezza invece della relazione proibita. Vale a dire che uno che ha un amante, che non può ad ogni momento incontrarsi con l'amata o l'amato, è costretto ad immergersi in un ricordo, in un assorbimento superiore. E questo è proprio quello che avviene tra Radha e Krishna, che si incontrano di solito di notte, ma poi all'alba, fra qualche poco tempo, avrò finito la Govinda Lilamrita, la leggeremo, dove è descritto questo, sempre da Krishna Das Kaviraj Goswami, l'autore della Sri Chaitanya Charitamrita. Alla mattina, cioè quando sta sorgendo il sole, loro devono ritornare alle loro case perché, non se ne, perché altrimenti se ne accorgono. E non vorrebbero mai decidersi a farlo. Ma poi, è detto, il sole nella sua crudeltà e viene sempre, si manifesta sempre di più. E dice, adesso qui tutto si sta animando, sarà un disastro. Dobbiamo tornare per forza, ma anche mentre tornano, sono completamente uno nell'altro. Ed è detto che, viene spiegato che Rupa Manjari, Rupa Goswami nella sua forma, crea con la sua mente un baldacchino comodissimo per Radha, che invece lei deve correre a piedi proprio, no? E la fa sedere e lo protegge con tende in modo come per dire dagli sguardi
di coloro che dicono, ma che fa Radha qua? Dovrebbe essere a casa con suo marito, con Jatila. Capite? Cioè tutti partecipano a questo rasa. Questo è il servizio. No, dobbiamo essere pazienti. Nella realtà spirituale non c'è bisogno. Qui a volte sentiamo, ho lavorato tutta la vita. Non è questo che ci rende speciali. Ciò che è la cosa più preziosa è l'amore. Tutto il resto, noi siamo così coinvolti nella realtà di questo mondo che mettiamo al posto delle cose più reali cose che sono invece... queste sono le ideologie, le filosofie mondane, no? Che ci prendono e muovono il mondo, ma questo è fatto apposta, proprio voluto, per rendere perplessi, perché alla fine non otteniamo mai ciò che cerchiamo. E allora a un certo punto ti diciamo, ma dov'è? Ma dov'è la realtà che sto cercando? E allora si manifesta il Signore attraverso i suoi devoti, come leggiamo ad ogni pagina qui, e ci indica la strada da percorrere. E adesso stiamo facendo la stessa cosa. Quindi è vero che è importantissimo anche l'aspetto esterno, perché noi abbiamo un corpo, abbiamo delle attività, no? Ma la cosa fondamentale è lo stato interiore, la nostra coscienza, per quello che Prabhupada l'ha chiamata coscienza di Krishna, non l'ha chiamato lavoro di Krishna, coscienza di Krishna. È un cambiamento proprio a 360 gradi dello stato del nostro cuore, della nostra coscienza. Bene, anche oggi c'è molto da meditare e ringraziamo Krishnadat Kaviraj Goswami che ci ha offerto questo nettare. Queste parole non sono semplicemente delle lettere, no? Ma contengono il principio attivo. Krishna lo spiega in un verso molto bello, Krishna svadamo pagate dharma gyana dibisaha kalonasta drisamesa puranarkodunodita. Lui dice, in certi periodi io mi manifesto anche in questo mondo, portando il principio spirituale, la conoscenza, ma poi me ne vado e porto via tutto con me, sembra che porto via. Ma resto invece in due forme primarie, che sono il libro Bhagavata e le persone Bhagavata. Quindi qui noi possiamo trovare la stessa realtà personale. Perché in realtà il Signore non è che se n'è andato. In certi momenti si rende manifesta anche a questi occhi temporanei. In altre volte, come quando va al mattino, va nei pascoli, fisicamente non lo vedono, ma lo vedono ancora di più. Quindi, incredibile, questo è proprio detto dai nostri acciari, che in questa realtà materiale, nella Vrindavana di questo mondo, che è soprattutto il nostro cuore, noi possiamo percepire ancora di più il Signore che quando ce l'abbiamo davanti agli occhi, perché siamo molto presi dalla parte, per così dire, dalla sua manifestazione esterna. Capite? Quindi immaginate che fortuna. Però per poter fare questo dobbiamo placare il nostro cuore, placare i bisogni troppo forti del nostro cuore. Altrimenti la pressione, devo fare questo, devo correre là, devo andare là, è come un abbaglio, non ci fa vedere la realtà. Bene, grazie infinite per la vostra preziosa associazione. Buona giornata a tutti.
Questa sera continueremo la lettura del libro di Jagadananda Pandit, il Prema Vivarta, e così andiamo avanti cercando di restare immersi in questo netto. Radhe Radhe, buona giornata a tutti. Grazie.